Siamo qui oggi a Giochi Senza Barriere per la giornata internazionale della disabilità. È una grande giornata, sta andando benissimo, i ragazzi si stanno divertendo. Ringrazio l'amministrazione comunale per il patrocinio gratuito, ringrazio gli assessori per il sostegno e ringrazio un ringraziamento particolare va a Francesco Foggia, non solo per averci sostenuto, ma per essere parte integrante degli organizzatori di questo Giochi Senza Barriere. E ringrazio tutte le attività commerciali che ci hanno aiutato, e in particolare le di pizza e LNF di Fabio Lo Piccolo. Questa manifestazione è all'insegna dell'integrazione e dell'inclusione. È stata voluta da delle associazioni di Mazara del Vallo. Noi veniamo da Marsala e da diversi anni ci occupiamo di questo tipo di attività ludica. Ha dato i suoi risultati, dove a un certo momento i ragazzi disabili non si confondono con i normodotati. E diciamo che alla luce di quanto hanno già dato da vedere i ragazzi qua oggi qui a Mazara del Vallo, credo che il risultato sia stato centrato in pieno. E c'è una serie di persone da ringraziare, fra le tante l'amministrazione comunale, con la disponibilità che ha dato per poter fare questi giochi in questa piazza. Nella persona di Valerie come volontaria e responsabile di un'associazione, il gruppo dei clown, alcuni consiglieri, fra cui il consigliere Foggia, la disponibilità è stata totale e la riuscita è questa. Quello che noi ci prefissiamo è quello di far divertire questi ragazzi e di farli sentire partecipi della vita di tutti, come fanno tutti i ragazzi normodotati. Poi potremmo fare discorsi e per le disagezza, ma di fatto quello che hanno bisogno è un po' di umanità e noi questo diamo. Grazie per averci ospitato a Mazara del Vallo. Sono contenta e entusiasta di avere dei compagni così favolosi e di aver iniziato un percorso di giochi senza barriere. E proprio questa manifestazione è proprio bella perché si va a portare avanti un programma per i ragazzi disabili, che non sono disabili ma sono ragazzi normali. E questo è il risultato del nostro inizio. E spero qua per Mazara che è l'inizio di tanti altri giochi che si fanno. Noi a Marsala l'abbiamo fatto già per ben 3 anni ed è stata una bella riuscita. Che dire, ringrazio tutti, anche Ciccio Foggia che ci è stato vicino per aver organizzato tutto. E anche gli altri gruppi, grazie. Siamo qui riuniti in Piazza Mocarta stamattina per vivere questo momento inclusivo con Giochi Senza Barriere. Molte associazioni hanno deciso di mettersi insieme per regalare dei momenti di gioia e di felicità ai nostri ragazzi, tutto nell'ambito della giornata mondiale delle persone con disabilità, per ricordare che anche loro hanno il loro diritto a vivere una vita quanto più agevole possibile. Lo scopo dell'ONU è proprio questo, quello di ricordare agli stati facenti parte dell'organizzazione che devono monitorare tutti quegli ostacoli ed eventualmente eliminarli che limitano appunto la vita delle persone con disabilità. E oggi siamo qui a documentare questa meravigliosa manifestazione che coinvolge tutte le attività e le associazioni, che coinvolge i ragazzi diversamente abili. E devo dirvi che questa è una manifestazione che mi ha lasciato positivamente impressionato, perché è bellissimo vedere tutte queste persone coinvolte all'insegna del divertimento e dell'inclusione insieme alle famiglie più giovani e più anziani. Un'altra bellissima giornata all'insegna della solidarietà. Devo ringraziare chi si è prodigato per questa bellissima manifestazione. Oggi gli attori principali sono stati i diversamente abili della nostra città. La disabilità per me è stata sempre considerata non un handicap ma una risorsa, e oggi grazie a queste discipline e a queste attività motorie stanno dimostrando quanto sono importanti. Per noi sono persone da prendere da esempio. Spesso questi ragazzi sono dimenticati o abbandonati a se stessi. In questi 8-9 anni invece sono i veri attori di questa città. Dico semplicemente, questo per noi non deve essere un punto di arrivo ma deve essere un punto di partenza. Ringrazio tutte le associazioni, tutte le aziende, il patrocinio del comune e non solo. Ringrazio anche gli amici di Marsala,
a nome di Matteo, che veramente ha portato un'idea geniale. Questo è un evento che va ripetuto di anno in anno, va migliorato, e dico semplicemente che oggi la città di Mazara del Vallo sorride. Stiamo passando una giornata all'insegna dell'armonia, incolorata allegria, piena di colori, fantastica, città ha risposto. Dico semplicemente, avanti tutta, questa è la Mazara che mi piace e questa è la Mazara che voglio. Grazie, grazie di cuore a voi. E siamo davvero felici di essere anche qui noi come WILDM sezione Mazara del Vallo in questa giornata di gioia condivisa, dove è bello vedere davvero tutte le realtà associative che si uniscono per un unico obiettivo, che è quello di vedere i nostri ragazzi felici, senza fare davvero differenza tra persone con disabilità e ragazzi normodotati. L'uno diventa indispensabile per l'altro, ed è questo il messaggio che ci piace davvero lanciare, grazie all'amministrazione comunale che ci ha permesso di essere qui, e alle due associazioni Teniamoci per Mano Onlus e Abilmente Uniti, che sono stati davvero i promotori di questa bellissima iniziativa. Grazie a voi. Salve, sono il papà di un ragazzino che sta partecipando alla manifestazione Giochi Senza Barriere. Sono veramente felice di questa organizzazione, grazie a tutte le associazioni che hanno aderito a questo progetto, ringrazio tutti gli sponsor che si sono messi a disposizione per questo evento, e un ringrazio alla città di Mazara del Vallo. Una bellissima giornata di veri valori umani, all'insegna dell'allegria piena di colori. Questo è l'esempio vivente dell'inclusione, inclusione sociale. Non c'è distinzione per noi della disabilità, non è altro che... Non è una diversità la disabilità, è giusto dare spazio a chi di solito viene marginato, e oggi abbiamo qui gli attori principali e i disabili che attraverso attività motorie, attraverso alcune iniziative con molte associazioni, oggi sono gli attori protagonisti di questa città, e oggi abbiamo qui gli attori principali che sono i figli della nostra città, i disabili, che grazie ad attività motorie, attraverso alcune associazioni, è stato possibile rendere tutto ciò. È bello vedere sorridere questi bambini, ma soprattutto è bello vedere una giornata così piena di gioia. Colgo l'occasione di ringraziare chi si è adoperato a tutto ciò, cioè le attività commerciali, ma soprattutto all'Associazione Abilmente Uniti, consigliere Francesco Foggia. Spero che questo evento sia un punto di partenza e che ce ne siano tante altre. Sono le vittime di una cattiva, a te.
Grazie.